Oggi a Roma un tavolo tecnico sulla sanità. Il ministero competente apprezza e approva il programma operativo straordinario 2015-2018 del Molise e l'economia chiede approfondimenti. I lavoratori dell'ATM tornano a protestare in consiglio chiedendo alla regione di sostituirsi all'azienda di trasporto pagando le mensilità arretrate, a manifestare anche il comitato impeachment. Lanciata la campagna nazionale Mettiamoci in gioco, un'iniziativa per sensibilizzare i cittadini circa le dipendenze dovute al gioco d'azzardo. La Polizia di Stato tira le somme dell'attività condotta nella provincia di Campobasso, fenomeni diffusi restano i reati informatici e le truffe agli anziani. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Apriamo parlando di sanità. Il ministero competente ha approvato e condiviso il programma operativo straordinario del sistema sanitario molisano per il periodo 2015-2018. A riferirlo in serata il presidente della regione Paolo Di Laura Frattura, a termine del tavolo tecnico di oggi a Roma per la verifica degli adempimenti previsti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario. A fronte di questo risultato, prosegue il Presidente, il Ministero dell'Economia ritiene necessario ancora un ulteriore approfondimento relativo al risanamento finanziario dei debiti pregressi antecedenti al 2013. Le categorie sindacali dei medici hanno proclamato 24 ore di sciopero domani su tutto il territorio nazionale, protesta anche in Molise dopo i continui tagli di servizi e personale medico negli ospedali. E nel pomeriggio a Palazzo Moffa, durante i lavori del Consiglio regionale, è stata presentata una mozione urgente a firma del consigliere Vincenzo Niro e sottoscritta dal resto dell'Aula per la proroga di tutti i precari del servizio sanitario regionale. Restiamo in Consiglio regionale, ancora una protesta dei lavoratori dell'ATM, restano i mancati pagamenti delle mensilità arretrate da parte dell'azienda di trasporto, mentre si chiede alla Regione di sostituirsi alla stessa. Il comitato impeachment da una parte ed una rappresentanza degli autisti dell'ATM dall'altra. Ancora una protesta questa mattina davanti alla sede del Consiglio regionale in occasione dei lavori dello stesso. Manifestato il disappunto per la politica portata avanti dai vertici regionali sul fronte dei trasporti, della sanità, dell'ambiente, del lavoro e non solo. Nel cortile di Palazzo Moffa prima e all'interno della sede di via 4 Novembre dopo anche tre re magi ed un Babbo Natale pronti a consegnare dei panettoni ai consiglieri chiedendo le loro dimissioni. Intanto tensione alta soprattutto per i dipendenti dell'ATM. In 160 ormai non percepiscono lo stipendio da mesi, nonostante gli accreditamenti fino al mese di settembre di risorse da parte della Regione. E la richiesta degli autisti resta la stessa, che proprio la Regione si sostituisca all'azienda per garantire dignità ai dipendenti dell'ATM. L'appello al governatore Paolo Frattura, stamani impegnato a Roma sul fronte della sanità, e all'assessore al ramo Pierpaolo Nanni. Abbiamo avviato un'altra procedura adesso, quella dell'anticipazione con Fimolise. Giovedì avremo notizie certe sulla possibilità di anticipare questi fondi e speriamo che avvenga quello che noi abbiamo anche scritto su delibera, e cioè l'impegno che chi utilizza questa anticipazione abbia l'obbligo di pagare, diciamo, i dipendenti. Detto questo, non abbiamo mai abbandonato l'ipotesi della sostituzione, la stiamo verificando perché sono processi normativi delicati che hanno bisogno assolutamente del consenso di tutte le strutture regionali. E laddove diciamo, questo iter dovesse, diciamo, essere positivo, saremmo pronti anche nell'eventualità l'azienda non dovesse o dovesse continuare, diciamo, su questo andazzo, saremmo pronti anche a sostituirci all'azienda. Però ripeto, non lo vogliamo fare né con l'istinto, poiché è un processo che in Italia è stato molto poco utilizzato e utilizzato anche con il contagocce, dobbiamo andarci, diciamo, con la dovuta calma. La situazione, in attesa di risposte concrete, resta comunque critica e potrebbe rendere ancor più amaro l'imminente Natale, a parlarne Emilio Sant'Angelo della Faisa Cisal. Oggi, stando alla discussione e a quello che è stato messo in chiaro da parte dell'assessore e da qualche altro esponente, in pratica la situazione non è risolvibile al momento. E purtroppo anche con i finanziamenti prossimi che l'azienda pare abbia fatto richieste di accesso, non credo che si possano risolvere i problemi, perché se si chiede un accesso di tre mensilità ne rimangono sempre sette da dover pagare,
adesso chi ne avanza 7, chi ne avanza 6, chi ne avanza 4, però partiamo da un minimo di 4 a un massimo di 7. Quindi le tre mensilità o i soldi che prenderà con la Fimolise, secondo il mio modesto parere, non potranno servire a coprire il tutto. Nella tarda mattinata un piccolo confronto tra il Presidente del Consiglio, Vincenzo Cotugno, ed Emilio Izzo del Comitato Impeachment. Di scrivere qui davanti a voi che entro nel giro di 3 giorni, se tecnicamente ce ne vogliono 3, di pagare le spettanze a fronte di soldi che hanno preso da voi. Hanno già ricevuto. Questo lo deve fare qua, perché sennò a voi vi può mandare in giro dicendo, che ne so, poi Ramici, assessori, vi viene preoccupato, la cosa della politica la sappiamo tutti. Invece noi facciamo un gioco di garanzia per voi. Voi vi servite di quelle che sono le strutture ufficiali di garanzia del cittadino, questore, prefettura, eccetera, eccetera. Il Consiglio fa quello che deve fare, non ha fatto niente di straordinario, ha portato qui, magari sì, perché no, aspettiamo che c'è anche il Presidente alle 4, se proprio ci deve stare, e sottoscriviamo con questo titolare dell'azienda il pagamento per questi signori nei tempi dovuti. Questo è uno. Noi abbiamo fatto resto, resto tutto il resto. Noi abbiamo ospedali, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto qualcosa forse di più. Vediamo. Domani mattina con i sindacati, con l'assessore Nagni e con la struttura finanziaria della Regione Molise si va a verificare esattamente la procedura per poter mettere in atto direttamente e velocemente il pagamento delle spettanze direttamente ai dipendenti. 6 milioni e 900 mila euro per inserire 340 giovani molisani disoccupati e svantaggiati nel mondo del lavoro. Gli amministratori regionali hanno ridefinito l'accordo di programma quadro con il Ministero del Lavoro. La visita ad Agnone del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha ridefinito l'accordo di programma inerente al pacchetto giovani. La nuova dotazione di fondi è di poco inferiore ai 7 milioni di euro. La misura Giovani al Lavoro è rivolta a disoccupati e inoccupati tra i 18 e i 35 anni per l'avvio di iniziative imprenditoriali o progetti realizzati in cooperativa o in forma societaria fino a un valore massimo di 30.000 euro per giovane e vede il finanziamento di circa 170 persone. La misura va d'intorno e rivolta invece ai disoccupati della stessa fascia di età per uno stage all'estero della durata di 6 mesi per 43 giovani laureati. La terza misura, dai credito ai giovani, è rivolta alle imprese che si impegnano ad assumere poco meno di 130 persone svantaggiate sotto i 35 anni per oltre 1.400.000 euro. Di cui oltre 300.000 posti in una riserva regionale aggiuntiva al programma Garanzia Giovani. Sono in tutto 340 coloro i quali presto in Molise potranno confrontarsi con il mondo del lavoro. Per i ragazzi di Garanzia Giovani da gennaio partirà la possibilità di avere un finanziamento da 5.000 a 50.000 euro senza garanzie, senza interessi per 7 anni. Perché provino a mettere sulla loro azienda. Poi insieme a questo naturalmente dobbiamo rendere le cose più semplici, perché se uno deve far partire la sua azienda deve avere meno burocrazia, deve avere meno complicazioni e deve stare in un contesto favorevole. Il lavoro sta insieme alla capacità di avere servizi pubblici che funzionano, ad avere infrastrutture efficienti. Agnone è una testimonianza meravigliosa da questo punto di vista. Imprese che hanno una grandissima storia alle spalle, ma che hanno anche un grande mercato davanti. Fino a ieri avevamo un contratto teoricamente buono che non applicava nessuno, perché su 100 contratti 85 erano precari, contratti a chiamata e altre robacce così. Adesso le cose stanno cambiando, abbiamo molti più contratti stabili, quindi non è per nulla vero che si precarizza. Peraltro basterebbe guardare i numeri, i contratti a tempo determinato durano più a lungo e io credo che tra avere un contratto di 3 mesi e averlo di 3 anni sia meglio averlo di 3 anni. Sarà banale, ma io credo che sia così e le leggi che abbiamo fatto producono questo risultato. Quindi noi oggi abbiamo un mercato del lavoro dove più gente lavora e lavora in maniera più stabile. Io credo che questo sia il risultato che volevamo ottenere e lo stiamo ottenendo. Si aprono nuovi orizzonti in Italia per fare impresa a tassi molto agevolati, opportunità concreti e possibili anche in Molise. Dai telefonini all'agroalimentare, dal commercio all'industria, Invitalia e Sviluppo Italia esortano i giovani ad avvicinarsi al mondo imprenditoriale con aiuti fino al 75% a carico dello Stato, una opportunità importante da cogliere con la collaborazione delle istituzioni.
Fare imprese in Molise sicuramente non è una cosa facile, è un impegno importante e forte che molti giovani e molte imprese che si stanno innovando e innovando stanno però mettendo in piedi. Quindi è importante che le istituzioni e che Invitalia in questo caso, con Sviluppo Italia e in primis Regione Molise, siano vicini al mondo dell'editoria per poter offrire loro quelle che sono le opportunità che il mercato ritiene oggi importanti. In questo caso parliamo di imprese a tasso zero, l'opportunità di poter iniziare un'attività e avere finanziata almeno tra il 70 e il 75% dell'investimento a carico dello Stato, con un prestito sostanzialmente a tasso zero che verrà istituito fra 8-10 anni, perché qui il regolamento è ancora un attimo da definire. Non solo i settori nuovi e tecnologicamente avanzati, ma fare impresa a tasso zero è possibile anche per i comparti tradizionali. Fare impresa è sicuramente un'esperienza unica, particolare, che poi nasconde mille sfaccettature. Fare impresa può essere intesa come fare impresa innovativa o fare impresa nei settori tradizionali. Per fare impresa ci sono varie modalità per accedere anche a quello che è fondamentale per poter iniziare una nuova attività imprenditoriale, cioè l'acquisizione del credito. Io, che lavoro nell'area incentivi alle imprese di Invitalia, mi occupo di una serie di misure di piccole imprese, microimprese, che utilizzano la finanza agevolata, quindi utilizzano in aggiunta alla finanza aziendale nel suo complesso un canale particolare che è quello delle agevolazioni pubbliche. Quindi, cosa importante per fare impresa? Sicuramente una buona idea imprenditoriale, uno studio del settore, del mercato, dei concorrenti, e sicuramente un'ottima pianificazione economico-finanziaria, senza la quale chiaramente anche la migliore delle idee non può trovare quel sostegno nella fase di start-up, quindi nei primi mesi, anni di vita dell'impresa, per poter poi arrivare a una situazione di equilibrio economico. Bilancio delle attività della Polizia di Stato oggi a Campobasso in occasione degli auguri di Natale, forniti i numeri ed illustrati interventi. In occasione dei tradizionali auguri di Natale, questa mattina a Campobasso il questore Raffaele Pagano ha tirato le somme dell'attività svolta dal Corpo di Polizia nell'ultimo anno. Le costanti attività hanno permesso di confermare il trend positivo nell'opera di contrasto alla criminalità, come testimoniato dall'ulteriore calo dei reati predatori e dall'incremento delle attività repressive del 30% rispetto a 2 anni fa e del 20% rispetto al 2014. Assicurato che lo sforzo profuso dalla Polizia di Stato rimarrà costante anche per il 2016. Con l'impegno di adottare nuovi e più efficaci metodi di contrasto a quei fenomeni di reato particolarmente insidiosi come le truffe agli anziani o le frodi informatiche, che in controtendenza stanno facendo registrare un aumento dei casi denunciati. Vediamo che c'è un trend in discesa. Nella generalità di tutta la provincia, ribadisco il 25-30%, in particolare per i reati relativi a quelli che interessano più ai cittadini. Furti in abitazioni, furti in generale, rapine, estorsioni e anche sostanze stupefacenti. Sono in diminuzione questo tipo di reati, ma questo non ci deve consentire a noi di abbassare la guardia, perché continueremo ulteriormente a implementare nella nostra attività di presenza della Polizia di Stato, e sono certo anche da parte delle altre forze dell'ordine sul territorio, per un maggiore contributo e vicinanza ai cittadini e dare il nostro servizio a disposizione di maggiore sicurezza e maggiore tranquillità, come ha già detto precedentemente il capo della Polizia quando è venuto a visitare Campobasso e la realtà della Polizia di Stato di Campobasso. I reati di truffa, in particolare agli anziani. In questo settore la Polizia di Stato si impegnerà maggiormente creando una squadra ad hoc specificatamente per fare in modo che tutte queste attività, tutte queste denunce che arrivano anche alle altre forze dell'ordine, faremo proprio una task force di 2 unità che lavorerà, studierà in modo da debellare questa,
questo reato che è odiosissimo, perché va a incidere sulle persone che hanno tanta necessità e hanno tanto bisogno. Nell'occasione sono stati presentati due dirigenti della Polizia di Stato recentemente assegnati alla Questura, il dottor Domenico Farinacci, che assumerà l'incarico di dirigente della divisione anticrimine in sostituzione del dottor Claudio Castellan, trasferito alla Questura di Verbania, e la dottoressa Ida Tammaccaro, che invece dirigerà la divisione Polizia Amministrativa e Sociale in sostituzione della dottoressa Maria Pia Rossi, trasferita alla Questura di Caserta. Presenti anche il vicario del Questore, dottoressa Fernanda Cordella, e funzionari della Questura e delle specialità della Polizia di Stato, ai quali il Questore ha espresso la propria soddisfazione per i risultati conseguiti nel corso del 2015. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche a tutto il personale della Polizia di Stato in servizio nella provincia di Campobasso per l'impegno profuso. Al termine dell'incontro è stato presentato il calendario della Polizia di Stato 2016, realizzato con gli scatti del fotografo Massimo Sestini, che ha voluto con le sue immagini rappresentare l'operatività della Polizia di Stato in tutte le sue forme. A Petacciato gli agenti del Corpo Forestale hanno sequestrato parte dell'isola ecologica del comune, accertando che alcuni dei rifiuti depositati erano detenuti in maniera non conforme. In particolare sono stati rinvenuti rifiuti illeciti raccolti sul territorio comunale, costituiti essenzialmente da pneumatici, apparecchiature elettriche ed elettroniche. Due persone responsabili della gestione dell'isola ecologica sono state deferite per gestione illecita di rifiuti. Mettiamoci in gioco è una campagna nazionale a cui aderiscono numerose associazioni e tanti movimenti che si muovono per sensibilizzare i cittadini in relazione alle gravi dipendenze dovute al proliferare del gioco di azzardo. Anche in Molise si va a costituire il coordinamento regionale che potrà portare avanti il percorso della campagna nazionale di Mettiamoci in gioco, alla quale aderiscono una pluralità di soggetti, istituzioni, organizzazioni del terzo settore, associazioni di consumatori, sindacati. A Campobasso, alla sede dell'Auser, la presentazione dell'iniziativa, alla presenza del portavoce nazionale della campagna, Don Armando Zappolini. In Italia ci sono più macchinette che posti letto in ospedale. Ogni secondo si grattano 60 gratta e vinci, sono 63 tipologie diverse di gratta e vinci. Ogni italiano l'anno passato ha giocato 1.500 euro per il gioco d'azzardo, compresi i neonati, compresi noi tutti, quindi è un giro di più di 90 miliardi di euro, terzo fatturato dopo Eni e Enel del paese. È una cosa che non può essere più presa sotto gamba, sulla sofferenza specialmente della gente, quindi bisogna che davvero, per questo la campagna organizza come qui a Campobasso la nascita dei coordinamenti regionali, perché ci sia un presidio sul territorio, un'attenzione, la gente non si distragga e capisca che questo è un dramma dal quale bisogna far nascere una reazione diversa. Noi da subito stiamo chiedendo il divieto assoluto della pubblicità. Smettere di bombardare la popolazione con questi messaggi che illudono facili vincite. La legge di stabilità, come sta definendosi in questi giorni, ha dato un primo segnale positivo, perché c'è una richiesta di proibizione, di divieto di pubblicità dalle 7 della mattina alle 10 della sera su tutte le televisioni e le radio generaliste. È un primo passo, noi vogliamo cominciare da un divieto assoluto, come è stato fatto alcuni anni fa sulla legge del fumo, e poi da lì cominciare un percorso che ridisegni davvero tutto il sistema, che tenga insieme le esigenze anche dello Stato, per me è abbastanza risibili, di guadagnare sulla sofferenza della gente, ma tenga insieme soprattutto alla salute dei cittadini e il rispetto della legalità. Si è svolta oggi all'Istituto Superiore di Boiano la cerimonia di premiazione del concorso nazionale a scuola di Costituzione promosso dal Centro Iniziativa Democratica Insegnanti. Gli alunni della classe quarta hanno realizzato un percorso di educazione alla memoria contro l'amnesia storica, coordinato dalla professoressa Italia Martusciello. Il Comitato Trivelle Zero considera lo stop al progetto Ombrina nel mare Adriatico una vittoria della democrazia e della mobilitazione popolare. Gli emendamenti sono stati inseriti nella legge di stabilità. Vediamo. Il Governo nazionale ha deciso di inserire nella legge di stabilità emendamenti che rappresentano, se approvati, una vittoria di tutti i movimenti civici che si sono impegnati contro la petrolizzazione dei mari che circondano la penisola.
Verrebbe infatti reinserito il limite delle 12 miglia dalla costa per gli insediamenti non ancora definitivamente approvati, reintrodotto la competenza decisionale delle regioni e abolita la scelta strategica delle attività di ricerca energetica, anche se restano in piedi le richieste di trivellazioni oltre le 12 miglia marine. Per il coordinamento Trivelle Zero, solo la mobilitazione di chi il territorio vive può costringere le istituzioni ad assumersi le proprie responsabilità e ad agire nel nome dell'interesse collettivo. Senza la pressione delle migliaia di cittadini, Ombrina, al largo dell'Adriatico, non sarebbe stata bloccata e forse i politici abruzzesi avrebbero preso decisioni più comode. Per il Molise si tratta adesso di seguire l'esempio dell'Abruzzo e costruire la mobilitazione. Fermare le trivelle si può. La volontà della gente può portare al coinvolgimento di tutte le categorie produttive e all'impegno delle amministrazioni per respingere la distruzione del sistema marino e turistico. È ancora più stringente ora la necessità che i molisani siano presenti alle iniziative del coordinamento e chiedano iniziative concrete alle loro amministrazioni. È indispensabile infine che il governo regionale a Palazzo Vitale e i comuni sottoscrivano e presentino le osservazioni contro il progetto Santa Croce e che in ogni consiglio municipale siano approvate delibere anti-trivelle. In Commissione Bilancio al Senato è passato l'emendamento del Governo nazionale che ripristina il divieto di trivellazioni entro le 12 miglia della costa. Il Governo ha compiuto una scelta saggia verso un più generale ripensamento delle politiche energetiche del nostro Paese, ha affermato questo il senatore del PD Roberto Ruta. Presentato a San Salvo il calendario della Banca del Credito Cooperativo Valle del Trigno, questa volta in collaborazione con la Fondazione ISAL, è stato scelto di sottolineare un argomento importante per la salute dei cittadini, quello della terapia del dolore. Presidente Valentini, la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno ha predisposto il calendario per il nuovo anno con una missione sociale, promuovere la cura contro il dolore. Sì, è una missione molto interessante, credo anche molto importante, che la Banca di Credito Cooperativo, tramite la propria fondazione della banca e in collaborazione con la fondazione ISAL di Rimini, abbiamo deciso quest'anno di dedicare il nostro calendario annuale al tema della cura del dolore. E con ISAL, questa fondazione che da anni fa ricerca e divulgazione sul problema del dolore, siamo partiti come prima iniziativa con la stampa di questo calendario. Poi durante il prossimo anno seguiranno altri momenti di divulgazione e di informazione sia con gli operatori che con i nostri soci e che con tutto il nostro territorio. Conferma il valore sociale della Banca di Credito Cooperativo? Assolutamente sì, noi abbiamo la nostra prima mission è quella sociale. Qualcuno vuole identificarci alle banche, sono tutte uguali, non è così. Il credito cooperativo innanzitutto deve fare sociale sul territorio, deve fare sociale, deve fare cultura, deve fare istruzione e poi naturalmente deve fare anche banca per trovare le risorse per fare tutte queste cose sociali. Tre giorni in Emilia-Romagna per gli studenti del terzo anno dell'Istituto Professionale Montini di Campobasso, lezioni di meccanica e di elettronica nel cuore pulsante dei motori della Ducati di Borgo Panigale, una emozione crescente tra i settori della produzione della moto. Gli studenti dell'IPA hanno potuto comprendere l'organizzazione del lavoro e il nuovo metodo di gestione della catena di montaggio, dalla Ducati alla Lamborghini di Sant'Agata Bolognese, tra auto di lusso e tecnologia sofisticata. Infine a Maranello, a contatto con gli ingegneri della Ferrari. E questa sera al municipio di Pesca è l'apertura ufficiale della mostra Concorso dei Presepi Artistici, giunta alla 16ª edizione. Le opere artistiche potranno essere ammirate dal pubblico fino al prossimo 6 gennaio. E passiamo ora alle previsioni del tempo.
Bel tempo e alta pressione sul Molise, cielo parzialmente stellato dalla sera. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 4 gradi a Campobasso e la massima di 14 su Termoli. Ventilazione variabile, quasi calmo l'Adriatico centrale. Domattina sulla regione il cielo si presenterà poco nuvoloso. Valori climatici stazionari, venti settentrionali. Successi consecutivi proiettano il Campobasso di Massimiliano Favo in una classifica più incoraggiante in vista del derby di domenica 20 ad Isernia. Grinta, qualità in mediana, profondità e l'esperienza del centrocampista Rinaldi, ultimo arrivato in casacca rosso-blu, hanno dato il là alla vittoria del Campobasso sulla Folgore Veregra. In attesa del derby di domenica prossima ad Isernia, nell'ultimo turno di andata, il mister Massimiliano Favo attende almeno un regista e una punta di spessore. Siamo in crescita come gruppo, come sacrificio, come voglia di fare, come squadra. Adesso abbiamo bisogno comunque di alternative, perché siamo un po' risicati in questo momento. Anche nel gestire la partita non è stato facile. Ho adattato Di Pasquale in mezzo al campo, perché è un giocatore che ha alla fine che ha qualità tecniche per essere un difensore centrale, ci ha dato una mano. Anche lui, l'importante era proseguire queste vittorie, perché la squadra non aveva mai vinto due partite di fila. Adesso a vedere sta classifica sembra tutto cambiato, perché siamo a un punto dai playoff, quando prima due settimane fa eravamo in zona retrocessione, quindi è un campionato molto particolare. Speriamo che riusciamo a crescere ancora così e ancora di più, soprattutto nella gestione della partita. E comunque sono soddisfatto della voglia dei ragazzi, ma il sacrificio nell'allenamento c'è sempre stato, quindi adesso speriamo di poter continuare. Il cambio di marcia c'è stato nella manovra, ma è logico che ho sempre detto che avevamo bisogno, e se sicuramente qualora deve arrivare un giocatore ancora di spessore in quella zona, perché secondo me noi abbiamo bisogno proprio di giocatori che sappiano giocare a calcio, giocatori che sappiano governare il gioco e che abbiano personalità nella gestione della palla. È una cosa che questa squadra mancava. Già solo l'arrivo di Rinaldi ha fatto vedere qualcosa di meglio, ed è un giocatore che addirittura può giocare esterno, può giocare mezzala, quindi è un giocatore che ci darà una grossa mano. Ho ritenuto di farlo giocare lì proprio perché credevo che non avesse la partita nelle gambe, e lì si corre un po' meno, però è stato bravo perché è stato il fulcro del gioco e quindi ci ha dato una grossa mano. Speriamo di fare un buon Natale, e credo che siamo nelle condizioni di fare una buona partita anche a Isernia. Credo che da quando ci sono io, anche fuori casa, abbiamo sempre fatto delle buone cose. Speriamo di poter fare una festa molisana, che sia una bella partita e poi che vinca la squadra che merita di più. La recente vittoria del settore giovanile della Hermes Campobasso contro la Campana Partenope nella disciplina sportiva del rugby conferma che il lavoro che si sta svolgendo da pochi anni nella città capoluogo va nella giusta direzione per far crescere il movimento del rugby molisano attraverso un progetto serio con un gruppo di persone che credono in questo sport e nei valori che esso esprime. La Hermes, guidata dal presidente Suliani, ha tre squadre che militano nel campionato campano, un settore femminile in fervente crescita, un settore seniores, tre allenatori nel suo organico, un preparatore atletico e 10 istruttori animatori. E sconfitta casalinga per la Fly Sport Termoli nella pallacanestro in carrozzina opposta e Boys Taranto. Per tre quarti di gara i cestisti termolesi hanno dato del filo da torcere agli avversari, dimostrando un'ottima quadratura di squadra. Nel finale il crollo dei molisani per 37 a 59. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.